Buongiorno Roberto. Buongiorno, Lucio. Eccoci qua ad orari insoliti per le dirette, però di domenica mattina è piacevole fare questi incontri. Ma molto, anche perché poi a me la sera viene sonno. In realtà si pensa che gli scrittori scrivano di notte, bla bla bla, tutte queste cose. Invece a me la sera viene tanto sonno. Per cui può capitare che se ho un'idea in testa e mi metto lì perché non riesco, poi non riuscirei poi a dormire se andassi a letto. Normalmente scrivo tra la mattina e il pomeriggio. Qui questa mattina aveva dato due fiocchi di neve, due. Hai presente quando ti svegli e senti il silenzio? Eh Che sì, vuol dire secondo me da dove abiti tu il silenzio ce n'è tanto, che sempre, certo, grazie al cielo. E poi hai smesso, ho detto poi chiamo Roberto, sento se là è No, immerso qua nella neve. nulla, Villanebbia è solo un pochino immersa nella foschia. Villanebbia, sai che è proprio qui, dall'oblò di casa mia, adesso fuori si vede un bagliore, però da qua si vede la collina di Villanebbia e in questo momento è solo immersa nella foschia. Ieri sono andato a fare una passeggiata, sono arrivato fino là e adesso farò una fotografia. Il giorno prima che esca il romanzo nuovo, farò una fotografia probabilmente di me con il fazzoletto che saluto Villanebbia e la ringrazio per tutto quello che mi ha dato in questo anno. Devo essere estremamente grato Che al Villani è Villanebbia. proprio il nome del best seller che sta uscendo adesso. Giallo di Villanebbia. Giallo, sì. Salutiamo Sì, tantissime. Dennis Scivarolli che è entrato e ci ha salutato. Ah, grazie. Il meglio a te, Denis. Raccontami un po' del nuovo giallo Sì. e di cosa ti ha spinto a farlo proprio su un argomento che hai a disposizione dei tuoi occhi quasi ogni giorno? Allora, quello era il vecchio giallo, il giallo di Villanebbia, dici. Sai che c'è una cosa, hanno provato tutti a cercare di spiegare come nasce la creatività, da dove nasce, eccetera. La creatività nasce da dentro di noi, fondamentalmente nasce dall'inconscio, no? C'è questa parola che è sacro, che è un termine indoeuropeo che significa in realtà separato. Separato perché una volta il tempio era fuori dalla città, perché una volta gli dei erano visti come qualcosa di pericoloso, tu gli portavi i doni, gli portavi gli omaggi, perché altrimenti loro si arrabbiavano, insomma, per cui la divinità era vista. Ecco, e la stessa cosa vale per tutto ciò che è creatività, così come vale per l'amore, no? Se una persona dice, ah, io in amore cerco sempre di ragionare, di mettere. Non è amore, se ci puoi mediare, non è amore, perché l'amore è quell'impulso. È istintivo. Irresistibile, sì, istintivo nell'uomo è una parola da usare con le pinze, perché in realtà noi siamo più legati alle pulsioni che non all'istinto, nel senso che l'istinto è uno stimolo automatico a qualche cosa, no? Come dice Galimberti, la mucca vede un covone di fieno e si mette a mangiare. Invece l'impulso, la pulsione è qualcosa di estremamente umano, per cui appunto, a un impulso noi rispondiamo in maniera differente. Per cui, guarda, quello che noi potremmo pensare, l'istinto più forte dell'uomo, no? Che è l'istinto all'atto sessuale, mentre negli animali è assolutamente vincolato, codificato, per cui c'è il momento dell'amore che diventa automaticamente amore. Per noi invece c'è un qualcosa di estremamente complicato, non solo in termini di rituali che esiste anche negli animali, ma per noi potremmo fare l'amore, è vero, con una donna, ma potremmo anche fare l'amore con una donna solo se è vestita in un determinato modo, oppure fare un amore omosessuale pur avendo a disposizione anche magari l'amore eterosessuale, per cui preferire l'amore omosessuale, ma non solo, potremmo addirittura fare l'amore con una scarpa, il feticismo e avere quella necessità, oppure possiamo sublimare l'energia sessuale, farla diventare un'opera d'arte. Ci siamo, per cui vedi come, mentre negli animali è tutto codificato, nell'uomo invece è un Sì. processo molto più complicato e naturalmente affascinante, perché poi è ciò di cui noi scrittori ci cibiamo questa cosa, perché diventa
fantastico da trasmettere al Anche lettore. perché Quindi. a seconda di come lo interpreti, viene fuori nel tuo caso un giallo o un libro diverso, totalmente diverso. Certo, perché il tuo algoritmo filtra la realtà, naturalmente fa un po' quello che fanno le api con il miele, no? Prendono il polline e lo fanno diventare miele. Ecco, tu prendi la realtà, la filtri con il tuo algoritmo e diventa qualche cos'altro. Naturalmente tutto questo va unito esattamente come nella pittura, alla scuola, cioè Caravaggio, che è stato uno dei pittori senz'altro più fantastici, più eccezionali, più eclettici, però se non avesse avuto la scuola del saper dipingere, naturalmente non sarebbe mai potuto diventare Caravaggio, per cui una meccanica, una scienza dietro lo scrivere, tant'è che in America ci si laurea in scrittura creativa, è una laurea molto difficile, molto, molto articolata anche. Piena di regole. Ecco, io ho cercato per anni, ho studiato due cose. Ho studiato da una parte tutte le regole della scrittura creativa, tant'è che poi insegno, adesso sono docente di scrittura creativa, ho tenuto anche lezioni in diverse università. E dall'altra parte, invece, quella la parte che interessava a me è tutta la parte legata alla psicologia dell'individuo, all'antropologia, a tutto lo studio dei simboli, per cui all'essere umano inteso come profondità, tant'è che le mie storie hanno sempre due vettori, una che va avanti nel tempo e una che va in profondità dei personaggi, perché andare avanti nel tempo per me equivale andare in profondità a capire meglio i personaggi. Non penso mai a una storia, io organizzo prima i personaggi, poi le storie vengono mettendo insieme i personaggi, sono automatiche. Quindi il giallo di Villanebbia viene da tante cose, da musica che ho ascoltato, dalle mie paure, dai messaggi che mi manda il mio inconscio e che io dopo anni di lavoro su me stesso, proprio in termini di andare a ricostruire, decodificare quello che è il linguaggio del mio inconscio tramite tantissimi libri, dal linguaggio dimenticato di Fromm, naturalmente il libro rosso di Jung, che è il più grande trattato sull'inconscio che sia mai, e i simboli e gli archetipi, insomma, ecco, da tutto questo lavoro, da tutto questo mio cercare di capire il mio inconscio, nascono i miei romanzi. I miei romanzi hanno la caratteristica, in particolare, da Villanebbia in poi, ma in particolare il giallo di Villanebbia, proprio quello di comunicare tramite inconscio. Cioè Jung nella sua vita ha fatto una cosa, ha disegnato tantissime cose, perché lui era un artista veramente incredibile, però ha fatto pensa, un unico disegno che riguarda la psicanalisi. Cioè uno psichiatra, un fondatore di una scuola come Jung, ha fatto un unico disegno, un unico schema sulla psicanalisi, e è meraviglioso. Spiega questo: quando si comunica, due persone comunicano in maniera conscia, per cui in maniera, però anche i loro inconsci comunicano, però allo stesso tempo l'inconscio di una persona comunica col conscio dell'altra e il conscio della persona comunica all'inconscio dell'altra. Però allo stesso tempo i loro inconsci cercano di comunicare al loro conscio mentre tutto questo avviene. Sempre naturalmente che loro siano in grado di percepire il proprio conscio, tant'è che lui dice che spesso lo psichiatra, il terapeuta è in grado di percepire il conscio, l'inconscio, il problema che ha invece il paziente è che ancora non sa quello che ha dentro. Ci siamo. Ecco, tutto questo io cerco di farlo accadere nei miei romanzi, cioè cerco di fare in maniera che ci sia una grandissima parte metaforica, simbolica, archetipa di inconscio che va a comunicare con l'inconscio del lettore, per cui entrano come una specie di cavalli di Troia all'interno del lettore, che lavorano dentro di lui in termini di sensazioni, e lui non finisce più per leggere una storia, ma per avere proprio letteralmente un'esperienza, se si compie naturalmente questo miracolo, perché La scrittura. vive la scrittura proprio come se fosse una specie di ipnosi. Difatti ci sono molti tasselli legati, per esempio, al linguaggio di Milton Erickson nei miei romanzi, che è stato quello che ha poi sconvolto e rivoluzionato l'ipnosi. Per cui Sì. cerco di fare esattamente quello che fanno i medici che fanno l'ipnosi, cioè portare il lettore da uno stato K meno disfunzionale allo stato K più funzionale, cioè quello che lo farà sognare.
soprattutto ricercando l'angoscia, perché mentre la paura è una forma di intelligenza, l'angoscia è quella forma che ci fa credere che nel buio esistano ancora i fantasmi, nonostante abbiamo 50 anni. Io mi ricordo quando ci siamo conosciuti, una delle frasi che mi ha colpito e tuttora ce l'ho impressa è stata: mi abbaglio come con le luci stroboscopiche per raggiungere certi stati d'animo. Invece adesso mi dicevi proprio, invece questi stati d'animo li hai già elaborati e ci sono già normalmente, no? Come per Sì. dire, fare la fotografia devi ragionare su cosa vedere, e invece se già vedi la fotografia quando cammini per strada. Sì, all'inizio avevo bisogno, quando scrivevo determinati pezzi, di crearmi determinati stati d'animo. Un mio amico medico diceva che mi creavo delle schizofrenie sintetiche perché avevo tutte queste luci che mi proiettavano, che lampeggiavano in infraverdi, gialle, rosse, blu, e allo stesso tempo mettevo su due o tre o quattro brani di musica insieme, proprio aprivo tre o quattro finestre nel computer dove c'era un pezzo di heavy metal, Beethoven, tutto insieme che creava creava una musica letteralmente, perché poi sceglievo per esempio Beethoven apposta, perché mentre Bach è abbastanza, tan, 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 è abbastanza sono quasi tutti i sedicesimi, per cui invece Beethoven ha questi alti e bassi continui, e quando c'erano gli alti di Beethoven copriva magari la canzone rock, oppure magari mettevo delle canzoni di riti sciamanici, per cui quando si abbassava Beethoven sentivi questo rito sciamanico. Adesso nel mio telefono siccome il prossimo romanzo che deve uscire parla proprio di esoterismo, anche se è tutto legato cioè non c'è niente di soprannaturale, nel mio telefono in questo momento ho una canzone che è uno sciamano siberiano che emette questi suoni. Io credo che è una fortuna che c'è il lockdown, perché se mi suonasse il telefono in autobus la gente si butterebbe giù dal finestrino, perché è agghiacciante, ok? Però fa tutto parte del romanzo che sto scrivendo, fa tutto parte, cioè io mi devo letteralmente calare dentro queste cose. Penso che mentre scrivevo Villa Nebbia, qui ne ho, che meraviglia, sono state fatte complessivamente, adesso qua ne ho tre, ne ho prese, sono state fatte complessivamente fino a questo momento 7 ristampe più una riedizione l'ultima con la copertina rigida, 7 ristampe, 4 della casa editrice, 3 di Amazon durante il lockdown, per cui è stato veramente un successo assolutamente inaspettato, anche perché Carboni continua ad avere 12 anni in realtà dentro di sé, per cui è molto strano pensare che io sono diventato uno scrittore, no? È davvero molto, molto, molto strano per me. E non mi ricordo più quello che ti volevo dire. Tutto qua. Cioè, torna indietro, riavvolgi e ripartiamo, sai da dove? Sì? Eh Che una volta Carboni non era uno scrittore, ma no, non era. era. Ma probabilmente non lo è neanche adesso, cioè lo sono, ma No, però quando è veramente. avevi 12 anni, cioè c'hai ancora 12 anni. Io ho ancora 12 anni, sì, certo, e a 12 anni giocavo a scacchi, e c'era una cosa che non mi piaceva degli scacchi, il fatto che tu dovevi, per essere bravo, dovevi far male all'altro, perché è un gioco estremamente violento. E invece progettare un romanzo come quelli che scrivo io, che non sono affatto gialli, in realtà sono noir, perché mentre il giallo si occupa della meccanica dell'omicidio, il noir si occupa della dinamica umana che porta alla degenerazione, che porta all'omicidio, ci siamo al limite. Per cui sono estremamente lontano dal giallo, però visto che in Italia i generi sono confusi, alla fine mi hanno appiccicato questa cosa giallo. E va bene, insomma, tanto ci capiamo benissimo, insomma, Delitto e Castigo non è un giallo di Dostoevskij, è un noir, perché indaga, appunto, non indaga l'omicidio, non sono, Chandler diceva che il giallo pone poche domande alle quali deve rispondere in maniera esaustiva, mentre invece il noir pone moltissime domande alle quali deve rispondere in maniera relativa, perché deve essere poi il lettore che va a rispondere, per questo diventa esperienza, perché non c'è giudizio, mentre nel giallo c'è giudizio, nel noir non c'è giudizio, è il lettore stesso che deve andare a rispondersi. E quindi Carboni a 12 anni, a parte che sono nato alla Bolognina, che era un quartiere veramente terribile, insomma, dovevi sopravvivere letteralmente alla Bolognina, era un quartiere Penso molto molto tuttora difficile. sia così la Bolognina.
La Bolognina era tanta roba, io ero piccolo e grasso, ero veramente piccolo, piccolo, quindi facevo anche fatica a correre quando mi correvano dietro, quindi sono stati anni abbastanza impegnativi, insomma. E poi dopo sei diventato un tassista. Poi dopo sono diventato, sono diventato odontotecnico, poi ho avuto un bar prima di partire per il militare, poi dopo poi ho avuto un'edicola per 5 anni, un lavoro meraviglioso, mi piaceva tantissimo negli anni 90, quando hanno cominciato a uscire le videocassette, i compact disc, io avevo un'edicola a negozio, per me era tutte le mattine quando arrivavo, mi sembrava di aprire la cassa della Befana, quando nelle casse trovavo i CD, i libri, i giornali da leggere, era Quando veramente una... ancora c'era un qualcosa che toccavi, no? Sì, Non... esattamente, esatto. E poi dopo ho fatto 17 anni il tassista, un altro lavoro meraviglioso perché cominciavo intorno alle 4 e mezzo, 5 del mattino, per cui portavi a casa tutti quelli che non erano riusciti ad andare a casa per conto loro, per cui era veramente un Luna Park il taxi a quell'ora. Era mo mo molto, molto bello, molto vario, molto creativo, delle esperienze veramente meravigliose che mi hanno formato, tant'è che finiscono nei miei libri, ma non in termini della persona, in termini di quello che mi ha raccontato, ma proprio in termini di emozioni, quello che mi ha lasciato. E questa è la cosa fondamentale. All'interno di un libro devono esserci emozioni, cioè il lettore deve essere letteralmente spinto, si pensa che lo scrittore debba trasmettere immagini, non è assolutamente vero. Lo scrittore deve trasmettere suggestioni. Cioè, se io vi dico che abito in una casa che ha in collina, che ha una grande terrazza in giardino, c'è un albero di noce, voi non state vedendo il mio giardino, la mia casa, il mio albero di noci, ma tutto quello che il vostro inconscio vi spinge a credere che sia il mio giardino, la mia casa, l'albero di noce. Se fossimo in 1.000 persone a disegnarlo, disegneremmo 1.000 cose differenti. Esatto. Ecco, lo scrittore deve proprio stimolare l'inconscio del lettore a produrre da solo queste cose, per cui deve essere come una pista di decollo che fa arrivare l'aereo fino a un certo punto e poi da lì il lettore vola e si crea la propria storia. Per questo quando noi vediamo un film e abbiamo letto il libro ci rimaniamo male, perché come si permette Tom Cruise di impersonare quel personaggio quando io lì ci vedevo il mio compagno sfigato di classe, capisci? Per me rimarrà sempre il mio compagno sfigato di classe, anche se ho visto Tom Cruise. È sempre un'interpretazione di quello che fa Un'interpretazione. realizzare il film. Ma è di più, noi la subiamo questa interpretazione perché viene proprio direttamente dal nostro inconscio, per cui sono quegli aspetti che noi possiamo solamente riconoscere, possiamo accodarci a loro, ma non possiamo in nessun modo alterarli o entrare, perché sono loro che comandano, è l'inconscio che comanda verso di noi. Noi dovremmo veramente imparare tramite il linguaggio dei simboli a capire quello che abbiamo dentro perché scopriremo delle persone nuove. Difatti Jung c'è una frase molto bella, dice: è facile perdonare il mendicante, il ladro, il criminale, quando il mendicante, il ladro e il criminale sono l'altro. Ma il vero banco di prova dell'essere umano è perdonare il mendicante, il ladro, il criminale quando scopri che tu stesso sei il mendicante, il ladro o il criminale. Cioè, arrivi proprio alla consapevolezza di questo. Effettivamente io credo che sia così e è per questo poi che il noir può sconvolgere, proprio perché ti fa capire che tutti quegli aspetti, per esempio quando ho scritto un romanzo che era Dalla morte in poi, che si intitola così proprio perché è la presa di consapevolezza di uno psicopatico che scopre di essere psicopatico intorno ai 45-50 anni, non ricordo l'età esatta. Ecco, e lì c'è questa presa di consapevolezza e i lettori rimanevano abbastanza scioccati perché molte delle cose che pensava lo psicopatico in realtà le sentivano anche loro, ma è così, perché la psicopatia è una forma di patologia che ha un carattere quantitativo, non qualitativo. Cioè, per dirla come diceva Robert Simon, un criminologo, i buoni lo pensano, i cattivi lo fanno. Ma i buoni lo pensano comunque perché sono pulsioni, appunto, che sono insite nell'essere umano e che noi dovremmo abbracciare perché noi l'abbiamo chiamata la parte buia, no? Ecco, ma non è così. La parte buia della luna non è meno luna della parte in luce, è solo Esatto. buia. Per cui siamo noi che siamo i nemici della nostra parte buia, perché lei semplicemente fa quello che vuole fare, cioè la nostra parte pulsionale, il nostro cervello rettile.
come parlavamo ieri con una ragazza che fa yoga e abita, tra l'altro, in linea d'aria, secondo me, non tanto distante da te, Sì? parlavamo dello yin e dello yang. Certo. Sempre il discorso che c'è sempre un po' di bianco nel nero, c'è sempre un po' di nero nel bianco. Sì, secondo me c'è sempre un po' di grigio dappertutto, perché è molto difficile distinguere il bene, il male, e secondo me è tutto grigio in realtà. È a seconda di quello che ti sta accadendo in quel momento lì. Sì, sei tu che cerchi di dare cioè, una volta ricordo che stavo salendo le scale, ho visto, le scale qui a casa mia, e ho visto un insetto che era finito nella ragnatela. E cosa fai? Allora, togli l'insetto e liberi l'insetto e fai morire il ragno di fame? Oppure lasci lì l'insetto e permetti al ragno di mangiare l'insetto e di andare magari poi dopo a nutrire i ragnettini piccoli o le uova del ragno? Capisci? Cioè, cos'è il bene? Cos'è il male? Il bene è la gazzella, il male è il leone? Ma no, la natura è natura. Per cui è tutto questo proprio l'aspetto che ci lascia. È difficile riflettere su queste cose, no? Come mi fa balenare la mente nella foto che ti ho fatto quando ci siamo praticamente incontrati, dentro un parrucchiere, che È ho la prima detto volta, sì. la prima volta, io, Abbiamo cioè, fatto. mi potevo praticamente sputtanare la mia persona da fotografo, no? Che ho detto anche lì, dove lo posiziono, no? Perché non è che da un parrucchiere hai tanti angoli così, e io invece prendo e la butto sempre sullo stravolgere la Certo. personalità o l'attimo, no? E mi ricordo che ti ho cacciato lì nel lavabo dove ci si fa la doccia e il lavaggio Lo dei capelli. shampoo, però vedi, quello vedi che anche quello alla fine come ha fatto a venirti in mente? Magari ti è venuto in mente così, però è estremamente simbolico, no? Cioè, laviamo la testa, per cui laviamo la sta testa di carboni, porco Giuda. Perché fuma, perché ha bisogno di acqua, perché prende fuoco, perché c'è tanta roba che non sta buona, capisci? Per cui vedi com'è simbolica alla fine tutto questo. Sì. E il fatto di tutto questo simbolismo, ci sono due cose. Da una parte si può pensare che questo simbolismo sia effettivamente simbolismo e esista e sia il linguaggio del nostro inconscio. Dall'altra parte si può pensare che siamo semplicemente noi che uniamo i puntini e vediamo l'orsa maggiore quando in realtà sono sette stelle, ci siamo. Ecco. Però poi a carboni e alla maggior parte degli esseri umani, poi alla fine, se quello che vogliamo fare in quel momento è sognare, quindi fare qualcosa di creativo, allora che sia vero o che sia un bel sogno, non importa, perché l'importante è l'emozione che viene determinata da tutto questo. Si dice che lo scrittore è l'unico bugiardo sincero. Ecco, e il lettore partecipa a questa bugia sapendo proprio questo, di entrare in un contesto estremamente contaminato, turbolento, folle, ma allo stesso tempo sicuro. Per cui c'è questa grande possibilità che abbiamo di sognare e di vivere momenti drammatici in cui sentiamo veramente le emozioni dentro il nostro corpo come se fossimo lì. Più lo scrittore è bravo a fare questo, più il lettore lo percepirà proprio come se fosse un'esperienza, ma allo stesso tempo questo ci permette di sapere che siamo al sicuro, di avere una tazza di tè di fianco e che il giorno dopo comunque torneremo a lavorare e che la notte, se il libro ce lo permetterà, riusciremo a dormire. Ma finché Carboni scriverà, non faremo molta fatica a dormire. Io vi ringrazio per la fiducia, ce la metto veramente tutta perché il lettore è il vero protagonista del romanzo, non lo scrittore. Cioè, lo scrittore, cosa sarebbe uno scrittore se non. Buongiorno Maurizio, cosa sarebbe uno scrittore se non ci fossero i lettori? Non sarebbe proprio niente, no? Per cui in realtà il tutto si completa con la lettura. Io ti dico. A legge, sono un lettore ne neanche della domenica, meno, no? Io associo sempre la lettura a un momento di disagio, no? Perché per me, che mi piace sempre stare in movimento,
Il leggere lo associo a un qualcosa che sto fermo, e se sto fermo vuol dire che sto male. Certo. Però ci sono certi libri, per dire, tipo uno è il tuo, quello che mi hai regalato a un evento a Argelato o ancora Argelato. prima, e che quando cominci a leggere, anche se non hai questo sentore dello stare male, ti prende talmente tanto e stai lì. Perché io ho il motivo dell'affiancamento al leggo, non posso muovermi. Invece la lettura delle volte è una cosa estremamente piacevole. Non Sì. delle volte, ma sempre. Te lo dice uno che legge poco, ma ha la casa piena di libri, no? Perché tu hai ancorato, in PNL si chiama ancoraggio. Se noi ancoriamo uno stato d'animo a un qualcosa, capita molto spesso con le canzoni, no? Ti capita di ascoltare una canzone e di ricordare esattamente in quel momento che una volta hai sentito quella canzone in macchina o che eri in spiaggia, per quello si chiama ancoraggio in PNL. Nella programmazione neurolinguistica, per cui se tu hai ancorato la lettura a uno stato di disagio e è stato qualcosa che ti ha scioccato, ecco che devi disancorarlo perché altrimenti devi anche no, devi fare quello che vuoi, in realtà quello che ti fa star bene, però diciamo che è necessario disancorarlo per uscire da quel determinato stato d'animo. Il motivo per cui il libro che ti ho regalato, che non ricordo il titolo, forse era Per i buoni sentimenti rivolgetevi altrove, può esserti piaciuto, è che io esattamente come te sono un visivo, sai che ci sono tre i canali con cui noi si dice esperienziamo, anche se non è una parola italiana, ma è una parola tecnica, il mondo, che sono il canale visivo, il canale auditivo e il canale cinestesico, per cui noi possiamo memorizzare con le immagini, tu sei un fotografo, quindi è normale che memorizzi per immagini. Di solito chi memorizza per immagini tende a ritenere noiose le persone che memorizzano per parole, cioè gli auditivi, quelli che quando parlano si dirigono e parlano e vanno cercando, mentre invece il visivo, siccome è visivo e ragiona per immagini, è veloce, ha bisogno di gesticolare con le mani perché non ce la fa con la bocca a dire tutto perché è già l'immagine, poi te ne vuol dire un'altra, si mangia le parole, e invece il cinestesico è olfatto, gusto e tatto. È quello come Maurizio Costanzo, tiene normalmente gli occhi in basso, il cinestesico puro, e il suo movimento è dentro fuori, perché è questo. Ci siamo. Ecco. Tu che sei un visivo, già non sei portato a leggere, sei più portato a guardare. Se in più ancori la lettura a uno stato di disagio, allora fai fatica a andare avanti. Ecco, all'interno dei miei romanzi cerco che ci siano tutte e tre. Tutti e cinque i sensi, ma tutti e tre i canali, per capirci. Proprio perché naturalmente esistono tutti noi, poi siamo, io per esempio sono sono un visivo che ha anche una forte componente auditiva e lo si capisce dal ritmo delle frasi, e sono diventato, ho imparato bene la parte cinestesica da quando sto con Margherita, che lei è una cinestesica quasi pura. Per cui lei per lei il tatto, gli odori sono tutte cose molto importanti. Allora ho imparato proprio per ricalco tutte quelle che sono gli atteggiamenti del cinestesico e adesso li sto inserendo all'interno dei miei romanzi, per cui sono diventati molto, molto più, negli ultimi anni, molto più completi dal punto di vista delle sensazioni. Come anche prima di collegarci parlavamo del discorso del tempo, no? Sì. Associandolo al fatto della lettura, per me leggere anche solo una riga, io che proprio leggo come sto parlando, cioè alla velocità di un bradipo, no? Non faccio fatica ad arrivare alla decima riga. Se un libro qualsiasi, non giallo, bestseller, romanzo, quello che vuoi, ma un libro in generale non mi prende entro le prime 3-4 righe, io rallento ancora di più e per questo tendo a o girare pagina o saltare 2-3 righe per dire, ma le prime 3-4 righe non mi Certo. sono piaciute, passo un po' altrove. Invece proprio il discorso del tempo, quello che facevamo prima, è molto soggettivo.
Certo, ma anche, vedi, anche quello che hai detto tu è molto soggettivo. Mi prende nelle prime 3-4 righe. Cosa significa che ti prende nelle prime 3-4 righe? Che ti lancia delle immagini, che ti lancia delle sensazioni, che ti lancia delle immagini che ricalcano delle sensazioni? Ognuno di noi, per lo stesso motivo, potremmo dire che un libro ci è piaciuto o che non ci è piaciuto. Capisci? Proprio perché. Per lo stesso motivo, perché ognuno di noi è diverso, quindi ognuno di noi cerca delle sensazioni differenti, tant'è che lo stesso libro, letto magari a 6 mesi, un anno di distanza, ci provoca sensazioni differenti. Io ricordavo film che non mi erano piaciuti per niente, li ho rivisti dopo un anno o due e mi sono piaciuti tantissimo, e viceversa. Sì, dipende dallo stato d'animo del momento. Dipende anche naturalmente dallo stato d'animo, per cui è appunto sempre dentro la curva del tempo, quello di cui parlavi tu, insomma. Il tempo influisce. Novità, prossime cose che scriverai, hai già qualcosa in previsione? Allora, deve uscire l'8 febbraio, uscirà il prossimo romanzo che è appunto La collina dei delitti. E con Newton Compton, uscirà in edizione cartonata. Piaciuto molto a Newton Compton, spero che piaccia molto anche ai lettori. Appunto. Dopodiché ho scritto il seguente ancora, l'ho già mandato a Newton Compton per la lettura, per cui quello che dovrebbe uscire nel 2022, e poi sto lavorando al romanzo successivo ancora, ho scritto un centinaio di pagine, che è tutto ambientato peraltro nella Bassa, tra Castelmaggiore e Ferrara, una storia che va dagli anni 70 a oggi. E adesso sto lavorando a quello, per cui più naturalmente adesso partirà tutta la promozione del romanzo nuovo, che sarà abbastanza impegnativa, perché è stato un progetto molto grande della Newton Compton, di cui sono veramente onorato, entusiasta, perché mi hanno veramente trattato, cioè, è una casa editrice che ha alcuni tra i più grandi autori del mondo, no? E vedere di essere stato trattato letteralmente come loro, in termini di proprio progetto grafico, di tutto quello che c'è dietro il romanzo prima che esca, per me è stato proprio perché Carboni ha sempre 12 anni, per cui è strano, no? Che proprio a me accadano queste cose, che ci sia tutto questo entusiasmo, tutti questi complimenti, cioè, da una parte mi scalda tanto il cuore, ma dall'altra. Mi verrebbe quasi da richiudermi ancora di più dentro la tana, dentro il buco, no? Perché dico con gli occhi fuori come le civette, perché mi sembra sempre molto, 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 molto strano, però sta andando così, quindi sono molto contento, umilmente, proprio spero che che piaccia ai lettori e che vivano questa esperienza e che gli lasci anche qualche cosa dentro. Stavo guardando qua, allora, facciamo vedere che c'è ancora il cartonato, questo. Quello era il giallo di Villanebbia. Sì, questa è l'edizione nuova. Mi hanno promosso negli Insuperabili Gold. Questo qua, nell'attesa di che esca quello nuovo, c'è quello cartonato. E Questo è quello nuovo, quello nuovo. Sì. a breve lo troveremo in tutte le librerie. Perché a me piace andare in libreria. Io sono In proprio fissato. libreria, negli ipermercati, negli autogrill delle autostrade, veramente hanno fatto una distribuzione. Per questo dico, sono onoratissimo, perché c'è stato un impegno da parte della casa editrice veramente grande. Mi sono sentito parte di una famiglia che mi ha voluto tanto bene, insomma. E per me è stato Io mi un onore. ricordo di un post che hai fatto qualche tempo fa, secondo me già, dato che siamo già nel 21, qualche anno fa, che c'era il tuo libro tra i primi 3-4 di quelli proprio a livello nazionale. Oh, C'era Villanebbia. un, non mi ricordo qual era, c'erano, sai quando mettono i libri con le classifiche dei libri più acquistati? E Villanebbia c'era il tuo.
stavo al primo posto per quasi 5 mesi, perché il lockdown, c'erano le librerie chiuse, quindi è stato quasi 5 mesi al primo posto nella classifica italiana degli ebook più venduti, l'ebook più venduto su Kobo per quasi 5 mesi. Tuttora è ancora al quinto, sesto posto. E nella classifica IBS è al sesto posto dei libri italiani più venduti nell'ultimo anno, di tutti i libri, non gialli, noir, proprio, è il sesto libro più venduto in Italia nella classifica IBS, al sesto posto della classifica annuale. È stato contemporaneamente primo su IBS, primo su Amazon, cioè la novità più consigliata di Amazon, primo sullo Apple Store, era primo dappertutto, per cui io guardavo, credevo, cioè dentro di me mi sembrava quasi un errore dei programmi, no? Perché ogni mattina aprivo e mi vedevo primo, 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 primo. È stato una gioia immensa, naturalmente, ma probabilmente tanto forte che non sono riuscito nemmeno a capire che era una gioia immensa, perché era Beh, un obiettivo. l'importante è metabolizzare anche dopo, ma è bello così. Sì, ah no, certamente, poteva andare peggio, sicuramente. No, no. Ti ringrazio, Roberto. Grazie a voi, grazie. Chi ci ha seguito dove può trovarti, a parte i social? A parte i social, uscirà domani proprio, credo, la mia pagina, perché adesso c'è un robertocarboni.com che è il mio sito, ci può trovare a parte su Facebook e su Instagram, però domani uscirà anche questo, oggi quante novità, cioè, sto dicendo tutto qui da te, domani uscirà la mia pagina nuova, per cui cancelleremo la vecchia robertocarboni.com che oramai era datata, obsoleta e anche per me inguardabile, proprio dal punto di vista emotivo. E domani uscirà la pagina nuova con anche tutti i romanzi, e da lì sarà possibile vedere un pochino tutto, insomma. Va bene, ti ringrazio Grazie. ancora Buona domenica. Il e meglio. ci vediamo Spero a presto. breve, appena si potrà, così mi affaccio anch'io dall'oblò a vedere Villa Nebbia. Evviva. Ciao Roberto, Ciao grazie. Luca. Ciao, Grazie a ciao. tutti, ciao. Ciao. Grazie.